Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Fabio Rosini. Miseria. La parola miseria è una parola ampia quanto a uso nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. Indica una condizione che può essere la semplice afflizione o il male che uno sta vivendo, ma indica qualcosa che provoca sguardo misericordioso, che provoca compassione. Di fatto compare il termine nel versetto settimo del capitolo terzo del libro dell'Esodo, quando Dio dice: ho visto la miseria del mio popolo. In quel luogo si intende proprio il male, la sofferenza, la tribolazione. Che cosa è questa miseria? È interessante che il termine che poi viene usato più comunemente è collegato al verbo tapeino, che genera la nostra parola tapino, che vuol dire piccolo, poveretto. È la parola che dice Maria di se stessa, la tapeinosyne, la piccolezza, la povertà, che noi traduciamo come umiltà. Nel Magnificat lei dice: ha guardato l'umiltà della sua serva. Non è il termine della virtù morale dell'umiltà, no, è la piccolezza, cioè Dio ha guardato una cosa tanto piccola, tanto disprezzabile quanto una ragazzina in un paesino piccolo e poco importante del nord della terra di Israele. Il problema è che questa miseria è ciò che Dio guarda. Dio guarda il suo popolo quando è in questa miseria. Dio guarda Maria perché è piccola. Dio ci guarda in quanto siamo piccoli. Noi che stiamo con la ossessione del look, che è l'ossessione della nostra grandezza, è un'immagine di vittoria, di successo, di realizzazione, dobbiamo sapere che Dio in realtà guarda invece la nostra miseria, guarda la nostra necessità. Dio ci guarda perché noi abbiamo bisogno di Lui, ci conosce e sa che senza di Lui noi non ci compiamo, restiamo poveri, restiamo miseri, restiamo incompleti. La miseria che tanto ci terrorizza è in realtà una porta d'ingresso per conoscere Dio. E infatti beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Quei poveri sono i miseri, collegati a quello stesso verbo di qui sopra, che indicano coloro che hanno bisogno di aiuto. Questa nostra necessità è una potenzialità, non è una disgrazia.